Ciao a tutti ragazzi, sono Kuro Lili e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Sole. C'è una cosa che voglio farvi vedere subito, perché il mio amico Giovanni, che è un grandissimo farmatore di uova, ieri mi ha mandato niente po' di meno che uno Shiny Litten, uno Shiny Poplio, che devo ammettere che ci ho messo un pochino a capire che fosse Shiny, perché è molto simile all'originale, in realtà lo vedete dal collarino, perché il Poplio normale ha il collarino azzurro, mentre questo vedete ce l'ha chiaro, è quasi rosato, è bianco rosato. E abbiamo anche uno Shiny Rowlet. Quanto è bellino. Sono veramente molto molto carini. E quindi ho deciso di portarli su tutti e tre a sto punto, visto che comunque adesso ho tutti e tre gli starter. Poi ho anche il Munchlax che si evolverà in uno Snorlax. E questo qui invece è quello bonus che viene dato quando comprate il gioco. E poi abbiamo il Greninja. Il Greninja che ho preso durante la demo. Giocando la demo praticamente ho sbloccato il Greninja. Questo naturalmente cercherò di usarlo il meno possibile. Anzi, non lo utilizzerò proprio perché è livello 36 e mi andrebbe a sbilanciare troppo il gioco. Comunque lo tengo lì in parti. Ora proseguiamo con l'avventura, perché c'era la nostra amica Lilia che ci stava aspettando per farci fare il giro della città. Ad esempio, questo è il Poké Center, dove possiamo mettere tutti i nostri Pokémon e farli curare dall'infermierina, dall'assistente del Poké Center. Questo è il nuovo sistema di cura. Mi piace tantissimo, molto carino. E voilà, tutti in perfetta forma. Poi qui abbiamo il negozio dove poter comprare strumenti e Pokéball. Mentre dall'altra parte abbiamo il bar. Benvenuti alla caffetteria del centro Pokémon. Sono le ore 11, il momento giusto per rilassarsi un po' gustando le nostre deliziose bevande. Oh, oggi hai dato ben 19 Pokéjolly ai tuoi Pokémon. I Pokéjolly sono quei fagiolini che diamo ai nostri Pokémon per farli affezionare a noi. Se vuoi far felice un Pokémon, dagli dei Pokéjolly. Questo invece è un regalo per te. Oh, che bello, ogni volta che vado a parlare con quest'uomo mi dà le caramelle rare. Lo adoro. Dai sempre dei Pokéjolly ai tuoi Pokémon nei momenti più difficili del giro delle isole. Vuoi bere qualcosa? Ecco il nostro menù. Sì, vorrei del latte Mumu. Latte Mumu? Ottima scelta, fanno 198 soldi. Va bene? Sì. Perfetto, arriva subito. Vedete, possiamo fermarci al bar e prendere qualcosa da bere. Ecco il tuo latte Mumu. Ricco e vellutato. Una volta assaggiato non si può più fare senza. Ah, come vorrei essere un piccolo di Miltank. Siamo bevuti il nostro latte Mumu e ci ha regalato dei Pokéjolly. I Pokéjolly sono una specialità di Alola, i Pokémon li adorano. Se li dai a uno dei tuoi Pokémon nel Pokémon Relax, diventerete più amici. Buone avventure, torna presto! Ok, sì, queste sono cose che comunque più o meno sappiamo già. Però è bello potersi fermare ogni tanto a prendersi un bel latte Mumu. Ecco la nostra Lilia. Allora, la scuola per allenatori... Ah, ci picchia! C'è un Taurus che blocca la strada. Non possiamo andare da quella parte finché c'è quel Taurus che blocca la strada. Ma la nostra destinazione era la scuola, quindi non è un problema. Entriamo e lasciamolo stare. Certo, ignoriamo i problemi. Chissà cosa si studia alla scuola per gli allenatori. Intanto Rotom sta parlando, che carino. Oi là, Lilien, eccoti qui. A quanto pare ti ho preceduto. Benvenuta alla scuola per allenatori, la tappa obbligata per tutti gli allenatori in erba. Che bella. Ah, professor Kukui, è questa la ragazza di cui mi parlava? Esatto. Quattro allenatori. Lilien, come prima lezione dovrai sconfiggere quattro allenatori di questa scuola. Per te e i tuoi Pokémon sarà di certo un'esperienza di cui fare tesoro. Già che siamo in tema di esperienza... E vai, condividi esperienza. Oh, questo è ottimo perché ci permette di dare l'esperienza anche ai nostri Pokémon più bassi. Se attivi il condividi esperienza, tutti i Pokémon della tua squadra guadagneranno punti esperienza dopo una lotta. Trai profitto dalla tua lezione, mi raccomando. Troverai alcuni dei tuoi sfidanti anche dentro la scuola. E nelle aule potrai ottenere tante informazioni utili. Bene, comincia pure. Non so se lo sai, ma gli studenti di quella prof sono tutti ottimi allenatori. Uno è anche diventato capitano. Ti do un consiglio che ti sarà utile durante la tua avventura.
Dopo che avrai affrontato un Pokémon per la prima volta, durante la lotta, potrai vedere quali mosse sono super efficaci contro di lui, in base alla compatibilità di tipo. Prova ad andare nell'erba alta per incontrare tanti Pokémon diversi e lottare a più non posso. Oltretutto, qui ci sono tantissimi Pokémon della prima generazione. Allora, questo lo possiamo sfidare solo alla fine. Questa parte l'ho già fatta in Pokémon Luna, quindi la faremo abbastanza spediti. Allora, lui è il primo. Metterò in pratica in questa lotta tutte le tattiche che ho studiato. Sì, beh, i miei Pokémon non sono di livello molto alto in realtà. Beh, più che altro perché ho appunto preso gli shiny ieri sera, ho farmato un pochino per portarli almeno a livello 10, ma ho solo Litten che è a livello 10. Vabbè, col condividi esperienza dovremmo essere a posto. Sfidiamo questo Martino. Marmocchio che mi manda Metapod e non c'è problema perché io sono con Litten. Quindi direi che gli facciamo abbastanza male. Quanto è bello lo shiny Litten, è bellissimo ragazzi, tutto bianco, è stupendo. Veramente, veramente bello. Partiamo subito di braciere e glielo mandiamo a casa. Amico, mi spiace. Poi, un Pokémon c'hanno. Oh, vai. Oh, Rowlet livello 7. Buono, che così gli altri salgono. Ecco il Poplio che non l'avevo expato per niente. Farà 12.000 livelli adesso. Vediamo di catturare anche qualcosa, visto che siamo qua. Visto che comunque la mia squadra non è completa e qui c'è il Magnemite che mi serve. Magnemite. Vai Litten, questo dobbiamo catturarlo. Fai del tuo meglio. Allora, possiamo partire subito con braciere, perché secondo me non gli facciamo più di tanto. Secondo me non gli facciamo più di tanto. Ok, scherzavo. Secondo me non gli facciamo più di tanto. Boom! Vabbè. Litten, complimenti per il livello. Vabbè, ci sono rimasta un attimino male. Ma intanto vediamo di prendere altri Pokémon. No, più che altro il Magnemite lo volevo. Il Grimer. Anche questo ci manca. Prendiamolo. Litten, contieniti. No, più che altro è un pochino alto adesso il mio Litten. È livello 11, forse dovrei cambiarlo. Dai, proviamo con braciere. Non lo dico più che non dovrei fargli tanto danno perché... No, beh, sta andando più lentamente, ok. Con questo direi che va bene. Non lo uso più con il Magnemite, non lo uso più. Vai, altro braciere. Dovremmo riuscire ad abbassarlo abbastanza. Non è proprio sulla linea rossa, però ci proviamo lo stesso, dai. Proviamo a catturarlo. Vai, Pokéball. Forza, Lilien. Uno. Due. E vai, sì, preso. Ok, alla terza siamo tranquilli e sicuri che l'abbiamo preso. Ok, quindi il Grimer è nostro. Vediamo cosa c'è un po' qua. Un antidoto. Ok. Dovrebbe esserci, esatto, ancora qualcosina. Ah, c'è anche una Pokéball dall'altra parte. Adesso la vado a prendere. Ma vediamo se c'è qualcosa qui. Ok, a sto giro lo prendiamo. Litten, contieniti. Usiamo solo un graffio e cerchiamo di non fargli troppo danno. Che poi è livello 8, quindi è anche abbastanza... infatti, il braciere è super efficace. Scema io che non avevo letto. Ok, ma con questo non gli fai niente. No, cioè, se devo andare avanti a colpi... Bah. Cioè, non ho una via di mezzo. O questo che è poco efficace o l'altro che è super efficace. Allora, se sopravvive il mio Litten... Ok, sì, è vivo. Adesso posso provare a prenderlo. È abbastanza basso di vita, dovrebbe bastare così. Speriamo. È bastato, ottimo, ok. Abbiamo anche il Magnemite. Buono, buono, buono. Andiamo dalla seconda allenatrice. Abbiamo anche una pozione lungo il tragitto. Buono. Ok, che si trova qui. Perfetto. Eccoti, finalmente. La prof mi ha detto di aspettarti qui. Se vincerai contro il mio Pokémon, ti insegnerò una cosa semplice ma molto importante. Cosa vuoi insegnarci, teenager?
Scusate, Anita è sportiva. Hanno il faccino tutte uguali. Cioè, il faccino uguale a teenager. Vai, Litten. Mi sono tanto affezionata a questo Litten, di già. È troppo carino. Vai, andiamo di braciere. Non è super efficace, ma l'effetto è normale, quindi va bene. Echeggia voce. Per fortuna non ci fa tanto danno. Beh, siamo anche 4 livelli sopra, eh. Ok. E anche la seconda allenatrice se ne va a casa. Non doveva insegnarmi... Ah, ecco, infatti. Puoi usare mosse e strumenti per migliorare le statistiche dei Pokémon. In questo modo puoi far aumentare i danni inflitti o diminuire quelli subiti. È una cosa che ogni aspirante campionessa dovrebbe sapere. Non preoccuparti, signorina. I miei Pokémon saranno fortissimi. Adesso andiamo dal terzo allenatore che si trova all'interno della scuola. Ehi, perché mi vieni così vicino? Ah, ho capito. Ti sei avvicinata perché vuoi fare una lotta di Pokémon, vero? Bene, ora ti faccio vedere da vicino come si lotta. Questo dovrebbe essere un bimbo. Anzi, una bimba. Caro la bimba. E mi manda Bonsly. Vabbè, direi che non c'è problema, siamo con Litten. Vai, Littenino. Braciere. Come non è molto efficace? Ho fatto l'errore di pensare che fosse foglia? Ma che strano. Ero convinta fosse foglia e che quindi sarebbe stato super efficace. E vabbè. In ogni caso, questo abbiamo, quindi con questo lo tiriamo giù. Adesso non mi va di utilizzare gli altri. Voglio tirare su di livello questo Litten, prima di tutto. Oh, bene. È stato scottato. Ottimo. Cosa fa? Si cura? Ma mi copia! Ma dai! Vabbè. Non credo che mi faccia molto danno con braciere. Neanche di scottatura, però, praticamente non si fa nulla. Vabbè, continuiamo sempre con braciere. Ok. E anche la piccola bimba è stata sconfitta. Wow, tu e i tuoi Pokémon sembrate così vicini. Capisco perché è così felice di aver perso, ma va bene. Ok, andiamo dall'ultimo. Perché ci tengo a essere il più forte? Per dimostrare a tutti quanto valgo. Sì, amico, non mi fare quel sopracciglio da tenebroso, perché... parte la sfida di Leandro, giovane speranza. Faccio vedere io dove va la speranza. E mi manda in campo Grimer. Vai, Litten, sei tutti noi. Troppo forte questo Litten. Allora, continuiamo di braciere, perché comunque è la mossa che fa più danno di quelle che ho. Ok, si aumenta la difesa, ma a noi non interessa, andiamo avanti di braciere. Monomossa. No, è che finché comunque ci troviamo in queste situazioni non ha senso cambiare. Cioè, comunque rimane la mossa che fa più danno, quindi non ha neanche senso, cioè non stiamo facendo delle lotte avanzate, quindi non ha senso pompare le mosse utilizzando comunque dei buff, per come la vedo io. Che bella questa cosa che possiamo curare i nostri Pokémon dagli stati nel Poké Relax. Adoro questa cosa, vedete, adesso lui è stato avvelenato e possiamo togliergli l'avvelenamento una volta finita la battaglia. Praticamente adesso gli strumenti che vengono utilizzati per togliere avvelenamento, paralisi o quant'altro, si utilizzano solamente durante la battaglia, perché fuori dalla battaglia si utilizza il Poké Relax. Guarda quanti Pokégioli! E possiamo togliere appunto tutti gli stati dal nostro Pokémon. Dai che ci siamo, gli facciamo anche due coccoline perché è troppo carino. Che carino. Che fatica essere il più forte a tutti i costi. Meglio puntare al fascino tenerone. Beh, pazienza. Riconosco la tua forza e ti faccio un regalo speciale. Grazie. Sportivo. Oh... abbiamo cuor di leone adesso, ottimo.
poi vediamo a chi insegnarlo. Oh, è la campanella! Vuol dire che stanno per fare un annuncio. Attenzione, attenzione! Lillian è desiderata al primo piano. Ripeto, Lillian al primo piano, grazie! Hai già combinato qualcosa di così grave da farti richiamare dalla scuola? Per niente! Ma sarà... Ehi, Lilia! Tu dovresti credere in me! Cattiva! Andiamo a vedere chi ci ha chiamato al primo piano. Lillian, sei riuscita a battere i miei studenti. Stento quasi a crederci, complimenti. A questo punto sono curiosa di vedere come te la cavi contro di me. Che ne dici? Accetti la sfida? Sì. Visto che hai sconfitto 4 dei miei allievi, è mio dovere metterti alla prova personalmente. Oh certo, vedremo, signora insegnante. Carina. Chiara l'insegnante. E lei ha 2 Pokémon a differenza degli altri. Ci manda contro Magnemite, ma noi siamo con il Litten. E il nostro braciere è super efficace. Vai. Braciere. Mamma mia. Oh, non l'abbiamo shottato. Ah, ok. Sopporta il colpo perché ha vigore. È un'abilità passiva, una mossa passiva che permette praticamente al nostro Magnemite di sopportare i colpi che sarebbero fatali e sopravvivere. Adesso manda Meo. Sì, dai, cambiamo Pokémon. Allora, contro Meo... Proviamo con Rowlet, dai, che non l'ho mai usato. Vai, sostituisci. Ancora no, è la prima volta che lo uso in battaglia. Che carino anche questo Rowlet Shiny. Ecco qua, siamo contro il Meo. Allora, iniziamo subito con Sgomento. Ok, dai, non ci ha fatto grossissimi danni, per fortuna. Vediamo se riusciamo a farlo tentennare. No, purtroppo no. Allora, andiamo di Fogliame. Aia. Adesso inizia a preoccuparmi perché inizia a farmi un po'... Bello, bello, bello. Ok, continuiamo con Fogliame perché vedo che fa un bellissimo danno. Non avevo visto la potenza di Fogliame, sinceramente. Vai. Cavoli, ci sta facendo tentennare. Rowlet! Ah! Ok, andiamo di pozione, non voglio farlo morire. Ok. Sì, ho capito, ma il problema è che me lo fa tentennare. Ok, no. Oh, no, 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 no. Lotta. Vai di Fogliame. 12.000 morsi, mi... Altra pozione. È odioso morso, perché ti fa tentennare e non puoi attaccare. Eh sì, ma mo basta, Meo, eh. A parte che attacca sempre per primo. Perché il suo attacco ha la priorità. Forse dovrei usare beccata. Che mi sa che è un pochino più veloce come attacco. Oh. Mamma mia, finalmente. Oh. E se ne va a casa. E che cavolo. Incredibile. Mi hai insegnato tu come si lotta. Scherzi a parte, come ricompensa per la tua vittoria, ti regalo queste. Oh, belle 5 Megaball. È più facile catturare Pokémon con una Megaball che con una Pokéball. Grazie, signora insegnante Capitano Ovvio. Conoscere i Pokémon e le loro mosse, questa è la base dell'allenamento dei Pokémon. Non sei d'accordo? Ciao, sono il Capitano Liam. Ti ho visto lottare, ed era un tale spettacolo che mi è venuta voglia di venirti a parlare. Lei è Lillian, viene da Kanto. È un'allenatrice molto promettente, la sua abilità nella lotta è straordinaria. Ah, una nuova arrivata. Sono curioso di vedere come te la caverai durante la mia prova. Ebbene sì, noi capitani assegniamo le prove che vanno superate per poter affrontare i Kauna. La mia prova si svolge nella grotta sottobosco. A Hauholi c'è dell'erba alta anche dentro la città. Potresti approfittarne per ampliare la tua squadra prima della prova. A proposito di prova, non vedo l'ora che tu venga ad affrontarla. E adesso arrivo. Ah, giusto. Ho avvisato l'allenatore del Tauros che bloccava la strada davanti alla scuola.
Devi sapere che quel Pokémon è una specie di celebrità, Mele Mele. Bene, direi che hai imparato già tutto quello che potevamo insegnarti. Complimenti. Attenzione, prego. Siamo lieti di annunciare che la lezione di Lilian alla scuola per allenatori è terminata. Tu e il tuo Litten siete davvero fiatati. Comunque, già che siamo qui, perché non vieni con me? Ti porto a fare un giro per Auoli. Dai, andiamo. Allora, questo Pokémon è fantastico, a me piace da morire. Ma lo dico solo perché sono arrivata a Luna e sono molto più avanti del tutorial, perché la parte tutorial è veramente troppo lunga. Cioè, tutte queste parti di insegnamento non c'erano negli altri Pokémon. O diciamo che erano molto più rapide. Cioè, ti spiegava velocemente cosa dovevi fare, buona, qui invece 10 ore di tutorial. Però, una volta passato quello, vi assicuro che il gioco è stupendo, perché nel Luna sono più avanti e è veramente bello. Lilian, da questa parte! Hai lottato davvero bene a scuola con i tuoi Pokémon. Ti stavo osservando, sai? Sono rimasta molto colpita dalla vostra intesa. Ora capisco tutto. Sei subito accorsa in aiuto di Nembulino, pur non essendo una vera e propria allenatrice. E il tuo Pokémon ti ha scelto senza esitazioni. Ops! Mi ero dimenticata di Tauros! Non era venuto il suo allenatore? No, non c'è nessun allenatore. Perché Au è così felice? Ah, guarda chi c'è, Lilia e Lilian. Siete sorprese di vedere questo Taurus qui da solo? Non preoccupatevi, ci penso io. Lilian, avvicinati, puoi accarezzarlo se vuoi. Proviamo. Ok, sembra abbastanza docile. No? Ah, ti piacciono le coccole, Tauros? Ti conosco bene. Ragazza mia, non aver paura di partire all'avventura. Incontrerai tante persone e tanti Pokémon e ciò renderà la tua vita ricca e interessante. Come ammiro Ikauna. Sono capaci di calmare un Pokémon senza nemmeno lottare. Tauros in fondo sembra tenero. Però ho troppa paura, non gli salirei mai in groppa. Io sì. Dite un po', ragazze, dove andate di bello? Ci stai provando? Sto accompagnando Lilian a fare un giro di Auoli. Fantastico! Hai avuto proprio un'ottima idea, Lilia. Lilian è appena arrivata da Lola e non è ancora stata in città. Sapete cosa vi dico? Vengo anch'io, ho voglia di un dolcetto. Goloso. Va bene, andiamo allora. Wow, che bello! Forza, andiamo! E qui parte la parte del tutorial delle città. Au è sempre il solito. Sai, Lilian, Auoli è la città più grande di Alola. Che bella la spiaggia. Ah, che bello. Adesso che qui fa freddo, guarda, mi piacerebbe tantissimo essere al mare al calduccio. Bella vita, eh? Che bello il mare! Ah, andiamoci anche noi. No, c'è una signora che ci ferma. Ehi tu, scommetto che sei nuova qui ad Alola. Hai l'aspetto di una che arriva da molto lontano. Perché ho l'aspetto di una che va... Perché non sono abbronzata? Sai come ci salutiamo da queste parti? Alola! Proprio così, prova a dirlo anche tu. Alola, e farai subito amicizia. Alola, ragazzi. Basta, ormai sarà Alola per tutti. Ah, che bello. Non penso che possiamo trovare Pokémon qui nell'acqua. Si trovano solo nell'erba, però è bello correre nell'acqua. Andiamo a vedere cos'altro ci attende nella zona commerciale. Lilian! Allora che te ne pare di Auoli? È fantastica, vero? Alola è davvero meravigliosa. Oh! Vieni con me, Lilian, voglio farti vedere un bel posto. Che cos'è? Dove vendono i dolci? Sì, mi sa, no. Salve, ho sentito dire che qui fate un regalo a chi ha un Pokédex Rotom, è vero? Vedo che la notizia si è sparsa in fretta. Non ci sono ancora molti Pokédex Rotom in giro, ma sono già stati sviluppati degli accessori compatibili. Ecco un Pokévisore in omaggio. Fantastico! Hai sentito, Lilian? Un Pokévisore!
Ehi, che cosa sarebbe esattamente? Il Pokevisore è un accessorio che permette di fare delle foto ai Pokémon. Rotom mi indicherà i luoghi dove si possono scattare delle foto. Usarlo è facilissimo, basterà toccare Rotom e premere il pulsante R. Il Pokédex Rotom è davvero una bomba! Non è un Pokémon, ma è sempre al tuo fianco come la tua squadra. Però, aspetta, in effetti dentro c'è un Rotom, quindi è un Pokémon, o no? Vabbè, in fondo non è importante. Io vado, a dopo! Pensa quante belle foto potrai scattare ai Pokémon con il Pokevisore. Proviamo subito. Lilian, how? Com'è andata all'ufficio turistico? Il Pokédex Rotom è stato potenziato. Ora si possono anche scattare foto. Davvero? Rotom è davvero incredibile. Ha fatto una foto a noi. Clic. Ah? Che lampo abbagliante. Lily, la prossima volta voglio mostrarti un posto dove vendono delle delizie. Corre avanti. Magari Rotom vuole divertirsi e fare un po' di foto. Beh, io vado a dare un'occhiata al negozio di vestiti. Ehi, allenatrice, hai un Pokevisore? Non è da tutti averne uno. Ora ti insegno un trucco. Vedi il punto in cui il muro è danneggiato? Quello è un punto foto. Guarda, anche Rotom sta cercando di dirtelo. Toccalo e senti cosa ti dice. Ok, proviamo. Giochiamo con il Pokevisore. Quando l'icona cambia, premi il pulsante R. Ok, allora andiamo al muro. R. Pokevisore attivato! Oh, guardate, c'è un Pikachu! Ok, possiamo spostare l'inquadratura e poi con R possiamo scattare. Al massimo possiamo fare 6 foto. Allora, mettiamo quello non automatico e facciamo una bella foto a questo Pikachu. Che carino! Hai fatto delle foto? Se riesci a inquadrare bene i Pokémon da davanti, i tuoi scatti saranno fantastici. Ad ogni modo, continua a scattare foto con il Pokevisore e il resto verrà da sé. Mi chiedo se ci siano delle cose sbloccabili o qualcosa di segreto che possiamo sbloccare facendo le foto con il Pokevisore. Potrebbe essere. Devo informare. Lilian, posso farti una domanda? I tuoi vestiti li scegli da sola? Certo. Capisco. Immagino che quasi tutti si scelgano da soli i vestiti. Col fatto che ho sempre messo i vestiti che mia madre sceglieva per me, non sono mai sicura di quali mi stiano bene e quali no. Ah, ora che ci penso, sono appena stata in questo negozio di vestiti e mi hanno dato questi. A quanto pare ero la cliente numero 99.999, quindi mi hanno dato in omaggio anche questi anche se non ho comprato nulla. Solo che io ce li ho già, magari interessano a te. Che cosa mi ha dato? Porta lenti. Che ci faccio? E una trousse. Che ci facciamo con questi? Ora abbiamo qualcosa in comune, non è meraviglioso, Lilian? Sì, grazie mille, Lilia. Non so cosa farci, ma ti ringrazio di cuore. Ho visto quelli del Team Skull aggirarsi dalle parti del porto, io ho avvisato il capitano. Avevano l'aria di tramare qualcosa, non c'è da fidarsi di tipi così. Sono dei tipacci davvero poco raccomandabili. Costringono la gente a lottare con loro e tentano pure di rubargli i Pokémon. Cercano sempre di intrufolarsi nelle zone delle prove per catturare Pokémon da vendere. Per fortuna non ci riescono mai. Vabbè, allora non sono così pericolosi se non ci riescono mai. E mentre con molta calma io mi bevo un fantastico tè Roserade, vi saluto, vi ringrazio tantissimo per aver guardato e ci rivediamo al prossimo episodio. Alola!